progetti di rigenerazione urbana interamente made in Abruzzo alla Biennale di Architettura di Venezia 2023. I luoghi fragili di Pescara al centro di uno studio che ha messo insieme le istituzioni del territorio con in testa la progettualità e l'esperienza della ATER presieduta da Mario Lattanzio. I temi dell'ambiente e del paesaggio urbano, del riuso e della comunità hanno dato vita ad una strategia flessibile per un nuovo modo di intendere le residenze che sono sempre più sociali. L'evento è stato moderato dalla giornalista Anna Di Giorgio. Tutte queste palazzine hanno una particolarità che avranno ulteriori cose che daranno modo a chi ci vive di veramente vivere in maniera tranquilla e con una situazione molto diversa rispetto a prima, anche a livello architettonico, ma a livello anche di vivibilità. Quindi secondo noi è stato premiato proprio per questo, perché abbiamo coniugato la parte tecnica con la parte della vivibilità. Oltre 17 milioni di euro l'importo totale dei finanziamenti tra fondi PNRR, fondi CIPE e Superbonus. I progetti che ricadono su Pescara riguardano nello specifico via Rubicone, Borgo Marino Sud, Villaggio Alcione, via Cetteo Ciglia. L'intervento di demolizione e ricostruzione di un edificio in viale Europa a Montesilvano è stato finanziato con il Superbonus. L'allestimento di codici urbani, questo è il nome della mostra già visitabile dal 20 maggio a Palazzo Mora a Venezia, ripropone la storia nelle sue molteplici sfaccettature ambientali, culturali e sociali. È cambiato soprattutto il modo di concepire la residenza pubblica. Avere l'ATER di Pescara che viene selezionata per presentare i propri progetti alla Biennale di Venezia è sicuramente una cosa meritevole di attenzione e soprattutto che riempie d'orgoglio la Regione Abruzzo. Le ATER non costruiscono più come una volta, ma fanno interventi mirati all'interno di quartieri che spesso sono quartieri difficili, in cui si costruiscono edifici che raccontano un po' la storia sociale, economica e culturale di quel quartiere. Quindi sicuramente un passo avanti, non più edifici tanto per fare edifici, ma edifici calati in un territorio, edifici che hanno una valenza architettonica importante.